Siamo davanti al centro servizi di Vallo Torinese. L'amministrazione comunale lo ha adibito per l'ufficio postale, l'ambulatorio medico, la mensa per i bimbi della scuola, una biblioteca organizzatissima, da oltre un anno anche a bar, l'unico bar del paese gestito da una coppia molto in gamba. A Vallo non manca davvero nulla. Alberto Colombato è sindaco di Vallo Torinese, una comunità molto unita, un paese dove si vive bene. Come si fa? Qual è la ricetta, sindaco, per vivere bene a Vallo? Ma la ricetta per vivere bene è data dai cittadini, perché abbiamo una cittadinanza molto attiva, dislocata in 8 associazioni, che per un paese di 792 persone, 8 associazioni con un gran numero di volontari, è veramente una cosa eccezionale. Vallo è una comunità anche molto religiosa. Voi avete la storia della Beata Orsola, ma avevate anche dato la cittadinanza onoraria addirittura a Chiara Lubick, che in questi giorni è ritornata all'attenzione con una fiction sulla Rai. Vallo Torinese dagli anni 70, per le 67-68 esattamente, ha partecipato col parroco di allora, Don Vincenzo Chiarle, a un incontro a Roma del movimento di Focolare. Da lì è partita questa fiammella che ha invaso, diciamo così, tutto il territorio, tutto il paese. Vallo ha alcune particolarità uniche. È tra i pochissimi comuni del Piemonte, si contano sulle dita di una mano, che ha mantenuto un'autonomia nella gestione dell'acqua, dell'acquedotto. È il nostro oro bianco, praticamente, l'acqua a Vallo Torinese, perché la sua captazione avviene tramite le sorgenti che ci sono sulla nostra montagna. L'acqua è sottoposta a un trattamento con lampade ultraviolette che mi risulta in pochissime parti d'Europa venga svolta un'attività simile. Non vi è la presenza di cloro se non in necessità particolari, e quindi per noi è una risorsa importante. Vallo ha un nome che lo contraddistingue anche dal punto di vista morfologico. Qual è la particolarità di queste montagne? Vallo deriva dal latino vallum e si presume che era una fortificazione, una protezione alla strada che arrivava dalla Val di Susa ancora al tempo degli antichi romani e andava verso il Canavese attraverso Cafasse, oppure salendo al passo della Croce che è il collegamento naturale con la Valle di Viù. Questo sentiero è diventato anche un luogo importantissimo durante la Resistenza. La nostra conformazione ci aiuta anche a cercare di sviluppare il più possibile degli itinerari escursionistici. Ad esempio l'ultimo nato è l'anello Ceronda, che parte appunto da Lanzo e va fino a Val della Torre e Col dell'Is, passando per il Parco della Mandria e ovviamente transitando anche sul nostro territorio. Quanta passione ci vuole per amministrare un piccolo o piccolissimo comune? Ci vuole tanta passione, però devo anche altresì dire che io sono anche fortunato, perché abbiamo un gruppo che amministra molto attivo, molto valido, più un bel gruppo di giovani, di persone più esperte, insomma, che ci consentono di amministrare questo comune. E poi naturalmente, oltre che essere fortunato, è un onore poter fare qualcosa per il proprio paese, per la propria gente.